Nuovo sopralluogo oggi nella casa e nelle cantine dell'ex fidanzato di Irene Foccardi, la donna che è stata trovata cadavere, nascosta in un sacco per la spazzatura dopo essere stata massacrata di botte. Gli inquirenti cercano soprattutto tracce della permanenza del cadavere di Irene Foccardi, la 43enne ex modella, appunto ex fidanzata di Davide Di Martino, per ora fermato. Gli investigatori appunto sono tornati anche nelle cantine, in particolare dopo le verifiche all'esterno. Gli specialisti vogliono appurare se il cadavere sia stato nascosto per qualche tempo nelle cantine e nei quei pressi. Di Martino è stato visto da un testimone trascinare un sacco insieme ad un'altra persona, prima di essere abbandonato nel fosso scolmatore dove è stato trovato domenica scorsa. Uomini della polizia insieme ai vigili del fuoco hanno perlustrato stamani il fosso dove è stato trovato il sacco che conteneva il cadavere di Irene Foccardi. Gli investigatori hanno ispezionato minuziosamente, usando pure un metal detector, anche la vegetazione della zona che si trova da un lato fra la strada nei cui pressi abita l'uomo e dall'altro la ferrovia Larno, forse a caccia del coltellino di cui sono state trovate le tracce sui vestiti e sul corpo della povera Irene. La perlustrazione si è estesa poi lungo tutto il fosso. E intanto è stato affidato dalla Procura di Firenze l'incarico al genetista che dovrà analizzare le tracce reperte durante le perquisizioni in casa di Davide Di Martino. Durante le perquisizioni nell'abitazione dell'uomo sono state trovate numerose tracce, anche ematiche. Il genetista dovrà estrarne il DNA e confrontarlo con quello di Di Martino, di Irene e con ogni probabilità anche con quello di altre persone che frequentavano l'abitazione. Per domani è fissata l'udienza di convalida del fermo.